Bene, ciao a tutti, bentornati sul canale. Questo velocissimo video è un video in cui praticamente vado a chiudere quella piccola esperienza che avevo iniziato col video di beneficenza, per cui andremo a vedere quanti soldi sono stati raccolti, se abbiamo raggiunto la somma che mi ero prefissato di 10.000 euro e andremo a fare il bonifico per fare la donazione alla società, anzi all'ente di beneficenza che ho deciso. L'ente che ho deciso alla fine, dopo qualche commento, è Sole Terre, che si occupa prevalentemente di bambini, però c'era anche un IBAN con appunto, con la possibilità di aggiungere con destinazione dei soldi l'emergenza coronavirus. E la cosa che andiamo subito a notare, purtroppo, è che sono caduto molto, ma molto più lontano dai 10.000 euro che mi ero prefissato. Ho raccolto solo 70 euro, che è meglio di un pugno di un occhio, per carità. Però molto probabilmente la gente non si è fidata di mandare i soldi direttamente a me, per cui posso anche capirlo. Spero che però almeno il video abbia un pochettino dato il pensiero, fatto scaturire, diciamo, nella vostra mente la possibilità di fare per conto vostro una donazione a una qualunque società di beneficenza o a un qualunque ente che si occupasse di questa emergenza, in modo che abbiate avuto la possibilità di aiutare qualcuno che è in difficoltà. Io nel mio piccolo ho cercato di fare la mia parte, non ci sono riuscito. Ai 70 euro che ho raccolto ci aggiungo 80 euro mie, anche se sono disoccupato, però era il massimo che potevo dare, per fare una donazione totale di 150 euro. Io voglio ringraziare le quattro persone che hanno fatto la donazione, sono solo in quattro. Io vi ringrazio profondamente perché vi siete fidati di me. A questo punto, all'uscita di questo video, eliminerò dalla descrizione del video precedente sia il contatto PayPal con la casuale per il Covid-19 e ovviamente anche il mio codice IBAN, perché non vorrei che successivamente arrivassero dei soldi e la gente potesse pensare che me li sono intascati. Siamo lontani di 10.000, però abbiamo fatto qualcosa nel nostro piccolo. E sono comunque soddisfatto e fiero delle persone che mi hanno aiutato, un poco meno fiero delle mie mutande all'aria, però vabbè, quello è un altro discorso. Poi adesso andiamo al computer e facciamo i passaggi insieme. Vi faccio vedere anche le donazioni che sono arrivate e facciamo anche il bonifico a Sole Terre. Andiamo là. Allora, questo qui è il mio account della Bank of Ireland, dove ho chiesto le donazioni appunto tramite bonifico. Come potete vedere dal 21 al 30, quindi a ieri, io sto registrando il giorno 1 maggio, e ho ricevuto una donazione da 30 euro e un'altra donazione da 10 euro. Ho nascosto il sussidio di disoccupazione, come potete vedere, net wages e i prelievi che ho fatto, però si capisce benissimo dalle transazioni che sono dal 21 al 30, per cui altro non ho ricevuto in queste giornate, purtroppo. Però comunque ognuno ha donato nelle proprie possibilità. Questo invece è l'account PayPal. Come vedete ho nascosto tutto il resto perché sono cose che ho pagato, sono di marzo e anche un addebito da Spreaker. E invece ho tenuto le due donazioni dalle altre due persone che hanno mandato appunto la donazione via PayPal, una da 20 euro e una da 10 euro. Ora queste donazioni le vado a spostare su un altro conto corrente che è quello mio che utilizzo appunto per le spese di tutti i giorni, che è il della KBC. Non tutto arriverà in tempo reale, però intanto comincio a fare il trasferimento tramite PayPal e con la mia Revolut invece mi sono spostato gli altri soldi sul conto KBC. E a breve invece vado a fare il bonifico, appunto come puoi vedere dal mio conto corrente al Pay Sole Terre di 150 euro. Adesso qui mi chiede ovviamente un'autorizzazione, un codice di autorizzazione che ho su un keypad da parte, per cui adesso ho fatto la donazione e qui compare la donazione fatta in data di 1 maggio a Sole Terre online, 150 euro. È quello che ho potuto fare. Logicamente speravo di fare di più, ma ho fatto la mia parte. Qualcun altro mi ha aiutato e sono soddisfatto così. Nei prossimi video, ovviamente, non farò più menzione a questa donazione, a questo video, perché ovviamente il canale si occupa di tutt'altro. Però, insomma,
Volevo tenerti informato, tenervi tutti voi informati su quello che era andato ad essere, diciamo, il risultato finale di questa mia esperienza e di questa mia iniziativa. Per oggi è tutto, mi raccomando, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche, lascia un mi piace sugli altri video e anche su questo se vuoi, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima volta. Ciao!